Uno RGK 539 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il Turbo Star di Raf Garage e con il nostro tutto è pronto, possiamo partire con appunto il Turbo Star. E allora oggi continuiamo con il nostro viaggio. Partiremo da Patch e arriveremo a Palermo e ovviamente andremo a percorrere il perimetro del continente europeo. Continueremo la nostra sfida come sempre. Ovviamente la sfida prende spunto da qualcosa che è stato percorso realmente, fatto realmente da uno streamer che si chiama Nazario Onesta. E come sempre vi lascio nella descrizione del video, sia voi che guardate questo video in replica su Steam, su Twitch, e anche per voi che guardate questo video in replica su YouTube, oltre ovviamente alla descrizione, oltre a trovare anche il link per acquistare Euro Truck Simulator 2 scontato e il link per seguire il sito internet di Raf Garage e ovviamente oltre ai link per acquistare giochi scontati fino al 70%. So hi everyone, welcome to our rendezvous with the Turbo Star by Raf Garage. Today we will start our trip from Patch and we have to join Palermo. So voltare a sinistra. If you want to I want to say that this challenge has been inspired by Nazario Onesta. He's an Italian streamer. Sto ricalcolando il percorso. That he runs around the Italian preparati state a voltare a by destra. Foot. And I was voltare I a have destra. Been inspired by him. So you will find a few links in the riorientamento description here that are the link where you can tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Nazario Onesta channel, sorry, voltare a sinistra. And other five links that are the link where you can buy Air Truck Simulator 2 or other games. Prepararsi a voltare a sinistra. With a low rate price up to less voltare 70%, then you will find the link of a Raf Garage internet site, the page, Facebook page of Raf Garage, and you will find other links that are my social media channels. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. That are YouTube, Facebook, Instagram, and voltare a sinistra. Twitch as well. So, sto cercando un nuovo percorso. Thank you so much again. Welcome to the stream. Voltare a thank sinistra. Thank you so much. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi avec Euro Truck Simulator 2 avec le défi du Turbo Star de Raf Garage.
Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi à parcourir le périmètre Non importa, troverò de un nuovo l'Italie. percorso. Et comme toujours, je vous rappelle que j'ai pris inspiration Voltare a sinistra. d'un défi qu'il a fait un streamer italien qui s'appelle Nazario Onesta. Et je vais vous laisser dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que sur YouTube. Vous allez trouver des liens qui sont les liens pour suivre le canal YouTube de Tenersi a Nazario sinistra Onesta. e voltare Puis vous a allez sinistra. trouver un autre lien pour Voltare acheter a sinistra. les jeux à prix réduit jusqu'à moins 70%. Multiplateforme. Puis vous allez trouver aussi 4 liens pour suivre les canaux sociaux que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. J'espère que vous allez bien. Que vous allez me faire grandir. Voilà, merci beaucoup. Andare dritto. Merci. E allora, un saluto a tutti quanti. Io avrò un buon inizio di alla settimana. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. E spero che abbia passato un bello fine settimana. Uscire che siete adesso. Divertiti. E vi siete spassati. E allora, già cominciamo la settimana. La nostra settimana. Cango Patrice con stream. E oggi, come tutti i martedì, cominciamo con Turbo Star. Euro Truck Simulator 2. E oggi ovviamente continua la sfida che là che ci ammaggia l'Europa. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Che ci giriamo l'Europa e facciamo e disegniamo un perimetro. Voltare ovviamente a destra. Ovviamente ha già specificato e la Giuseppe Marisci che ci viene a spondere un youtuber bravissimo, bravo, che si chiama Nazario Onesta. Questo voglio praticamente ha girato tutto per i metri l'Italia per e ci vediamo spunta una che ha fatto se sto cercando un po' porta sì un turbo star in siamo arrivati a destinazione da descrizione alla prossima da descrizione i video sia qua coppa Twitch che coppa YouTube ci trovate i link per io vi prego vi invito a seguire il canale in azzaro che è bravo e ovviamente trovate pure il link sempre la descrizione trovate pure i link che sono ovviamente un sito internet a roba di taccattai che molti piattaforme scontate fino a 70% multipiattaforma significa che praticamente non solo per computer ma pure per PlayStation 4, PlayStation 5, l'Xbox eccetera eccetera e poi ci stanno pure i programmi per computer quindi per così chiari lui ci paragnano a costare le soldi sempre buona e poi ovviamente trovate i link a potete scaricare a mod base RAF Garage quindi un link del sito internet di RAF Garage e poi trovate pure la pagina Facebook di RAF quindi visitate un sito internet e un sito internet trovate in mod base e poi eventualmente se vi appassionate potete pure dare una mano come ho già fatto che ha già cattato i praticamente già cattato in mod pagamento quello che sto usando è una mod un pacchetto tuning che avrà un motore di 640 cavalli bello pari marmotto e ovviamente suona e tutto cosa comunque detto questo comunque un buon inizio di settimana e speriamo mi auguro che prepararsi a voltare a sinistra capo di passare una bella settimana insieme aspettando che poi esci pure
farming simulator 22. E ovviamente là d'appuntamento con Eurotruck e Uviernari. Uviernari SC, che ci vediamo in giro un poco, ci facciamo un giretto con Ushka. E allora E io vago! E detto questo, buon inizio di settimana a tutti. Alfredignos, oli Alfredos, oli oli. Carissimo, buon pomeriggio. Come stai? Qua oggi non sono allora, riuscito a fare carica caffeina prima della live, quindi all'inizio della live ero un pochettino deconcentrato. Poi, fortunatamente, sono riuscito a mettermi subito in sesto e quindi siamo presentissimi. E allora Alfredo, come stai? Come sempre ti auguro buon inizio di settimana, anche se è martedì, come dico sempre, e poi buon inizio di settimana a tutti quanti voi che state guardando questo video in diretta o in replica su Twitch e in registrazione anche sul mio canale YouTube, no? So I wish you a good week. I know that today it's Thursday and the week starts and begins with Monday. I hope you have passed a great weekend. You had a lot of fun. You spend your time with who you love, and today we have a special guest. Yeah, so thank you again. Thank you so much if you are watching this video or rerun here on Twitch or on YouTube. Et alors aujourd'hui, nous allons faire notre voyage avec une personne particulière. Voilà. Et donc, c'est toujours. Je vous souhaite une bonne semaine. Je sais qu'aujourd'hui il est mardi et la semaine commence le lundi. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est le premier jour de direct. Excusez-moi si je ne me présente pas assez bien, mais j'ai pas eu le temps de faire la carte, j'ai pas eu le temps de chercher et boire un très bon café napolitain. Et donc je dois faire un peu d'exercice. Oh là là! Et donc, bonne semaine, j'espère de vous faire de la bonne compagnie cette semaine aussi. Naturellement, si vous ne suivez pas le canal et vous êtes en train de bien aimer ma façon de faire direct ou créer des vidéos, je vous invite à suivre le canal sur Twitch et naturellement sur Quella Duke, grazie mille, grazie per essere passato in live. Come stai? Io qua mi sto riprendendo piano piano qua. Oggi non sono riuscito a fare la carica caffeina prima della live, quindi sto carburando un po' più gradualmente. Comunque grazie per essere passato in live, Duke Green. Buona ripresa allora, buona ripresa del lavoro. Prepararsi a voltare a destra. Diciamo che la reattività fortunatamente sono riuscito a recuperarla anche abbastanza rapidamente.
questo punto di vista devo dire che sono fortunato. Non so se hai notato l'ospite oggi. Hai visto chi c'è? Abbiamo una guest star oggi e praticamente ci porterà un po' in giro. Poi cambierà, penso la settimana prossima ci sarà ancora un altro ospite e questi fanno parte del pack. Prepararsi a voltare di season. Ma dice che vuole fare una sorta di guerra stellare, non ho capito bene. A sinistra. C'è una specie di armatura là. Va bene, è il capo. È il capo quello là. È il mio collaboratore, che però quando a loro ordinano io devo eseguire. Però prima di fare questo mi ero dimenticato di fare una cosa. Fammi controllare un po' l'itinerario. Vediamo. Ok, perfetto. E quindi approfittiamo, facciamo sgranchire un po' i pistoni al Turbo Star qua. Molto fatto, molto bene. E allora, cara Duke, ma almeno tu l'hai fatta la carica caffeina? We are it. Grazie, Duke. Ti auguro una buona ripresa di lavoro, una buona continuazione di giornata e un buon rientro a casa. E poi ci becchiamo online. Thank you. Arvid. Enzo. Ma tu vuoi vedere dove sto? Ma ti faccio vedere, aspetta. Mi accosto un attimo, appena posso accostare. Allora, il serbatoio, quasi quasi. Allora, bloccherei. Ah, sta pure. Lo sapevo, i primi 160 euro. Ah, lo stesso errore l'ho fatto quando sono partito venerdì. Con l'unica differenza che venerdì ho preso 1200 euro di multe su qua, nello stesso tratto di strada. E qui abbiamo un ospite quest'oggi. Allora, ora ti faccio vedere dove ci troviamo. Io sono partito da qua, da Patch. Questo dovrebbe essere il Kosovo. No, cosa è questo? E io mi devo fare tutto sto giro. E il bello che aspetta però. E no, io devo passare per Catania, devo passare. Aspetta un momento, facciamo così. Ecco qua. Che mi fa questo giro un po' strano. Ok, allora diciamo che grosso modo è stato fatto. No, aspetta, questo deve andare qua e questo qua, ecco qua. No, questo qua. Ecco qua, diciamo che è un macello, ma sai che c'è di nuovo. Facciamo così. Allora, sì, Arvid, ma non è il più lungo che ho fatto, L'ultimo buon viaggio. Non mi ricordo quando è che ho fatto l'ultimo viaggio. Ho fatto 2700 km. Ah, quello sai, a proposito della mod di cui ti ho parlato la settimana scorsa, quella lì della DLC, dei mezzi da movimento terra e del volo, praticamente poi l'ho rifatta,
venerdì e mi ha pagato regolarmente, quindi probabilmente non aveva fatto bene il calcolo della distanza, evidentemente il programma. Aspetta un attimo che alzo un pochettino il livello. Allora, vediamo un po'. Ora si dovrebbe sentire meglio. Controlliamo un attimo il volume della radio. Ok. Allora, dimmi un po' se adesso arriva un po' più sulla voce. Prova. Sa, sa, sa. 1, 2, 3, prova. Sa, sa. Allora, vediamo un attimo una cosa. Sì, perché ho formattato il computer, quindi devo ripristinare. Allora, eccolo qua, microfono. Vediamo un po'. Ok. Allora. Microfono. Allora, il microfono qua. Vediamo un po'. Allora, sto mettendo un po' di cose. Aspetta un secondo, forse ho capito il problema qual è. Mi senti un po' meglio adesso? Pronto. Hola. Brecco. Non so perché. Aspetta, eccolo qua. Pronto. Mi senti ora? Prova. Vediamo adesso se va meglio. Ah, perfetto, ok, ho trovato. Ora mi rimetto anche l'audio del gioco e vediamo un attimino, mi dici se si sente bene. Ecco qua. Ah, acqua fresca. Ok. Riprendiamo. Allora chiediamo alla regia. Sì, la voce in questo momento risulta un po' più presente. Vediamo un po'. Arvid underscore 80. Ovviamente, se non conoscete Arvid underscore 80, anche lui è un bravissimo streamer, vi invito a seguire il suo canale e ovviamente seguite il canale se vi fa piacere anche questo umile canalozzo, e ovviamente seguite i vostri beniamini streamer, mi raccomando, sosteniamo e diamo una mano soprattutto a coloro che stanno cercando di salire e cercare di crescere. E allora, caro Arvid, oggi sei andato in live. Io stamattina ho fatto un po' di esercizio qua. Esercizio poi. Prepararsi a voltare a sinistra. Devi sapere che ho ripreso un pochettino a suonare. Ho ripreso a suonare bene, strimpellare la chitarra, ma soprattutto la tastiera dopo più di una decina d'anni, anzi mi sa che 10 anni sono passati. Infatti mi sono impressionato di come fossi totalmente arrugginito. Infatti quello che vedi lì coperto, quello che vedi sul mobiletto lì, è la tastiera che ho appoggiato lì. E di qua si dovrebbe intravedere il supporto della tastiera. Prepararsi a voltare a sinistra. E quindi ora tocca rifare praticamente tutto da capo. Non credevo che dopo voltare tutti questi anni
avessi perso proprio la familiarità con gli strumenti, con lo strumento. Eh sì, ah, forse l'ho detto in qualche altra occasione. Diciamo che non avevo più lo stimolo per farlo, poi a quanto pare forse ho ritrovato lo stimolo ritrovando una musa ispiratrice. E chissà se magari tornerò a riscrivere o a ricomporre musica. Diciamo che per il momento sto ritrovando il piacere di rilassarmi e di svagarmi suonando un po' gli strumenti. Budapest. Questo percorso qui poi tra l'altro loro l'hanno anticipato venerdì. Infatti ho studiato un pochettino il percorso, ovviamente, però l'ho fatto su Track SMP e quindi non è proprio la stessa cosa di quando lo percorri in single player. E ovviamente il tempo aumenta perché c'è un po' più di traffico. Invece in multiplayer là, questa mappa qui non ho trovato quasi nessuno. Se praticamente stavo da solo. Arvid Superstar. Poi stasera quando finisco, verso penso 18, 18:30 più o meno, quando stacco vado a fare un po' di compagnia a chi sta in live. Tu hai detto che sta in pausa, solitamente alle 19 c'è Fernbus 08 che va in diretta e vado un po' a farmi due risate con il mitico Fernbus. Poi vedi, diventa anche una sorta di bella routine, tra virgolette. Ai, sono 1600 euro, ma non scala. E routine nel senso, sai, quell'abitudine come quando sai che vai a salutare l'amico che frequenta il bar, diciamo così, ti fermi lì, saluti e poi dopo un po' riprendi la strada di casa. E ovviamente quando siete in live cerco di farvi compagnia un po' a tutti quanti, quindi è per questo che magari potreste notare una mia non presenza assidua in chat, e perché poi apro diverse schermate nel browser e poi ogni tanto mi sposto nella live. E allora oggi trasportiamo degli ulivi. Le volte scorse noi abbiamo trasportato elicotteri, abbiamo trasportato uno yacht, una locomotiva, e oggi portiamo a Palermo, andiamo a portare un paio di ulivi, che poi in realtà questi qua dovrebbero essere, se non ricordo male, ulivi pugliesi. Ma comunque portiamo questi ulivi qua. E a proposito, quant'è che mi pagano in tutto questo? Prepararsi a voltare a sinistra. Ah, 105.000 euro, dai. Almeno recupero le spese della benzina. Abbiamo tolto Voltare anche a il sinistra. navigatore virtuale, che dà solo un po' di fastidio. cavallucci. Questo bestione.
Oh, caspita, è una macchina. Ma queste manco si allargano per dare la precedenza con i codi e per facilitare l'ingresso in corsia. Ok, ma noi ci siamo. Vai Kit, vai col Turbo Star. Comunque ho notato che mancano pochi giorni all'uscita di Farming 22. Oggi per esempio su Steam hanno rilasciato la DLC, quella lì che mi pare il class, là, quel trattore grosso. Infatti mi è arrivato pure la stessa cosa. E sai, all'inizio ho fatto, che faccio, lo prendo, non lo prendo, così con lì, poi cosa è successo? Che sono andato sul canale di Jason Farm e praticamente tu lo sai, Jason è mostruosamente bravo e quindi qualsiasi dubbio te lo fa togliere subito. Gli fai la domanda e lui risposta secca, ti spiega per filo e per segno come funziona. Alla fine pure io l'ho preordinato, ero indeciso se prenderlo, preordinarlo, aspettarlo, però poi sai com'è, mi sono appassionato pure io alla saga di Farming, anche se questa è la seconda versione del gioco che acquisto, e quindi alla fine l'ho preso pure io, l'ho preordinato e penso che ci sarà un macello lunedì quando poi sarà possibile scaricare il gioco. Sarà proprio intasata. I server di Steam saranno veramente intasatissimi. Esatto, bravo. Io per esempio ci ho giocato per più di 3600 ore. Cioè 3600 ore, non è che su 1000 ore, 1500, sono quasi 4000 ore, perché poi c'è stato un periodo che con gli achievement di Steam era diventato veramente super competitivo a sto gioco, e quindi anche per quello ci ho passato tante ore. E poi perché sono sempre stata una persona che quando inizia qualcosa la deve finire, la deve portare a termine, qualsiasi cosa faccio. E quindi anche in questo caso qui è stata una sfida. Diciamo che ci ho giocato in maniera competitiva a Farming. Anche se diciamo che è un gioco un po' più per tutti, però veramente l'ho giocato in maniera competitiva, mi sono divertito, poi con le mod, insomma, ho fatto diverse cose. Andare dritto. Ma guarda, neanche Eurotrack ha un termine, volendo. Perché è vero, tu sì, una volta che hai acquistato tutti i garage presenti sulle mappe, e una volta che hai preso tutti gli autisti disponibili nel gioco, poi io personalmente mi metto su multiplayer, per esempio, e mi faccio i miei convogli. Poi dipende sempre da uno, diciamo così, come approccia con un gioco. E posso dirti che io, nonostante tutto, qua ci gioco ben volentieri ad Eurotrack come a Farming. Diciamo che le dinamiche sono sicuramente differenti, e quindi comunque su Farming tu acquisti campi, diciamo che è un po' più
sia un po' più attivi, ecco. Mentre invece su Eurotrack Tenersi a ti sinistra. fai la tratta, Continuare dritto. però poi sempre una volta che hai finito di scaricare, Andare. puoi sempre prendere un altro carico e continuare, o magari fare tour estremi con trasferte e distanze particolarmente lunghe. Dipende sempre da come uno vuole approcciare, perché anche Rage Simulator la stessa cosa. Qualcuno dice sì, ma io dopo un certo numero di aggiornamenti che sono lenti, poi va a finire che mi scoccio. E io per esempio su Rage Simulator mi diverto, perché magari mi viene un'idea stramba. Dico, oh, quasi quasi faccio sta cosa e là, e magari qualcuno si diverte pure. Dipende tutto da come uno si approccia e come sa approcciare. Spirito di organizzazione. Andare dritto. E quindi, però l'ho detto, de gustibus, come si dice, de gustibus non disputandum est, se non ricordo male. Però Eurotruck in multiplayer sicuramente è tutta un'altra cosa. Poi non ti dico American Truck, perché là parliamo di altro tipo di paesaggio, però mi sembra che a livello di dettagli American Truck è di gran lunga molto più dettagliato rispetto ad Eurotruck. Poco da sicuro che faranno la stessa con gli aggiornamenti delle mappe, magari apporteranno piccole modifiche, piccole migliorie, quindi diciamo così renderanno Eurotruck ulteriormente interessante, anche se però dobbiamo dirlo che l'anno prossimo sono 10 anni di vita che c'ha Eurotruck, e negli ultimi 5-6 anni hanno portato a migliorie grandiose su questo gioco. Ad esempio la fisica: prima la cabina era rigida, invece adesso molleggia un po'. Certo, la fisica non è quella realistica, ma è chiaro che parliamo sia con Eurotruck che American Truck, parliamo anche di giochi adatti a un pubblico giovanissimo, per cui non si può nemmeno mettere la simulazione che una volta che prendi il frontale il camion è distrutto. Poi c'è anche una questione di immagine dei mezzi e tutto quanto. E questo, se non mi sbaglio, la disse Sisler durante l'intervista di uno youtuber, e disse proprio questo, perché chiese le solite domande che noi facciamo: come mai i mezzi non presentano danneggiamenti, queste cose qua. Lui spiega proprio questo, sia perché è un gioco diciamo adatto anche ad un pubblico in erba, diciamo così, va, ma anche per non ledere l'immagine dei mezzi, altrimenti poi le licenze probabilmente, diciamo così, forse le licenze sarebbero state concesse, ma o sono state concesse, chissà, magari diciamo con delle piccole clausole, condizioni. Gran Turismo 1, eh sì, Gran Turismo, ma per esempio Gran Turismo è la stessa cosa. Gran Turismo avrebbero dovuto fare che tu, una volta che prendi un frontale, la macchina si distrugge e tu finisci la gara. Però anche lì, eh sì, diciamo che se dovesse essere dovessero
creare un vero e proprio simulatore di guida e beh, il discorso sarebbe diverso. Sicuramente a livello di simulazione, forse Eurotruck non è simulativo al 100%, ma comunque dipende da chi l'utilizza. Vela Ferbus, carissimo, buon pomeriggio. Qualche minuto fa ho parlato proprio di te. Detto che poi quando finisco la live, come al mio solito, vengo a guardarti. E allora qua con noi oggi c'è Arvid, c'è Fernbus, poi non so chi altro c'è. Comunque vi do il bentornato a voi che oramai siete abitui del canale e un benvenuto a chi magari sta guardando questo video in diretta o in replica. E per la prima volta entrato in questo canale. E allora Fernbus, stasera vai in Lives? Ah, vabbè. L'importante è che tu stai bene, poi diciamo le altre cose per quanto possano Tenersi a destra e poi uscire a destra. toglierci una. Fernbus 08 ha appena blindato con 10 bits. Grazie mille, CIR 10. Ui, Fernbus, grazie. Grazie per il supporto. Thank you. E allora poi quando torni a fare lo stream, poi ti faccio un bel po' di ride. Non so se c'è ancora Arvid in live, comunque. E io vago! E io vago! Beh, giustamente. Giustamente, hai ragione. Arvid, ma è scappato Arvid, mi sa. Acchiappa Arvid, Arvid Superstar, Fernbus 08 per chi non lo conoscesse, è il famoso streamer di cui vi ho parlato qualche live fa, anche qui, che porta, oltre a farming eccetera eccetera, porta anche il... Porta anche Bus Simulator e là vi fate un bel punch, un bel po' di risate quando lui si mette a fare il controllore, perché Fernbus ha il fiuto per il furbacchione, quello lì che vuole viaggiare a scrocco, e quando li becca tutti a 3 metri di distanza. Ok Arvid, grazie per... Allora cercherò di essere di ottima compagnia. Fernbus 08 ha appena blindato con 10 bits. Grazie mille, CIR 10. Qui, Fengus, grazie. Ah, tranquillo, non dura qua. A me basta che mi fai compagnia. Basta anche questo. E allora, caro Fernbus, qua dobbiamo vedere come dobbiamo far raggiungere i 700 iscritti. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Sì, ma c'è anche la funicolare senza corrente. Fermus, ti faccio vedere l'ospite di oggi, vediamo se lo riconosci. Beh, non finire qua, mi schianto. L'hai riconosciuto? Ecco,
Quasi un giovincello pure tu. Aspetta, questo come si chiama? Capitan Price, mi pare, quello là di Guerre Stellari. La zappa storta è uno di quei miti di cui si conosce la leggenda, ma non si conoscono le sembianze, non si conosce la parte esteriore qua. E la zappa storta è un misto tra un leone e un cavallo, anzi il leone è un un cavallo da corsa. Capitan Price pare che si chiama il capitano di Guerre Stellari là. E allora Fernbus, niente di meno, ho preso le stesse multe che ho preso venerdì sul gioco qua, partendo da patch degli stessi punti, però stavolta per il momento solo 1600, speriamo di euro di multe, speriamo di non prenderle più qua, per 12 km orari in più. Ma tra l'altro non me ne sono nemmeno accorto, non me ne sono proprio accorto. Però ti faccio vedere una cosa, Fernbus. Hai visto cosa trasporto? Gli ulivi. E in effetti quella secondo me è la zappa storta che si è sdoppiata e si è messo il costume da Star Trek per non farsi riconoscere. Tenersi a destra. Sta in incognito. Ok, qui. E questo navigatore però me lo dice sempre quando devo uscire qua. Uscire a destra. È meno male che me l'hai detto. Boh. Ma che problema ti ha dato la console, Fergus? Surriscaldamento per caso? Eh sì, hai avuto la promozione. Mi auguro insomma che ti faccia piacere, anche perché oramai sei parte di questo canale e siccome lo hai fatto crescere anche tu, anzi soprattutto tu, e allora mi sembrava, ho pensato che VIP fosse non all'altezza, diciamo così, non che non sia per gli altri, sia uno status meno come dire importante, perché siete tutti importanti, moderatori, VIP, ma soprattutto il pubblico, diciamo così, che hanno tutti, avete tutti il grado superiore a me. E quindi ho ritenuto opportuno ringraziarti così, insomma, dandoti il grado di moderatore. Con i culana senza corrente! A me! Voglio la tiene la corrente! La tiene la corrente, beh. Ho notato che ti piace particolarmente sta battuta di funicolare senza corrente. Ne devo aggiungere ancora qualcun'altra, però. Sto ricalcolando il percorso. Devo aggiungerne ancora un altro paio. Divertenti sempre. Beh, quelle, diciamo che cerco di mettere le battute più belle dei vari film di Tatò. E per il momento questo di Miseria e Nobiltà è una grande battuta. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. Ehi, grazie Fernbus, ma tranquillo. Non ti crea problemi. Io apprezzo.
fa enormemente piacere, ma io lo faccio. Le cose le faccio. Le promozioni le fatte perché sei meritevole. Ecco. Mi sono scordato di. Ah, ecco qua. Mo tra poco. Farà buio. Ecco qua. E quindi. Mi sa che tu li batterai tutti. I record del canale qua. Grande Fernbus. E intanto l'ho sempre detto, senza il tuo aiuto sto canale sarebbe rimasto veramente molto indietro, al di là, come dire, della fortuna che ho poi magari quando qualcuno durante le repliche dà fiducia al canale. Qui Aden, buon pomeriggio. Salve, la domanda nasce spontanea. E benvenuto. E mo mi azzeccavo pure di resto camion qua. E allora, caro Arven, bentornato. Benvenuto, buon pomeriggio, buonasera, salve. E così. Insomma, quando guarderai questo punto del video in replica, saprai che, insomma... Il buonasera qua nel gioco, perché oramai qua mi pare che si sta facendo notte e mi devo fare un bel tratto di strada qua col buio. Ah, Aiden, chiedo scusa, però Aiden, diamoci del tu. Apprezzo l'educazione, però la, come dire, le formalità tenirsi a destra, lasciamole fuori alla porta. Oh, scherzo, diciamo che non mi fa piacere quando uno mi dà del tu. Ah, ottimo, caro, come si dice, Aiden. Tranquilla, non ci sono problemi. L'hai trovato? Beh, quello mo Eurotruck lo trovi anche a prezzi scontati. E allora, caro Aiden, in questo momento c'è anche l'amico Fernbus. E un altro amico streamer. E da qualche giorno, siccome lui ha dato una mano a far crescere questo canale, da 30 diciamo a più o meno al numero che vedete adesso, allora ho pensato di onorarlo con il grado, chiamiamolo grado, di moderatore. E quindi, insomma, molto bravo, ottimo Fernbus. Ricordati sempre di alternarlo, magari portarlo una o due volte a settimana. Aiden, ya, Aiden, tranquillo. Io apprezzo, guarda, lo apprezzo perché so bene che molti ci sono quelli che ci tengono alle formalità. Lei, Cosca, invece io subito col tu. Sono abituato a essere, come si dice qua a Napoli, pane e mortadella. E allora Fernbus, portalo un po' più spesso. Ricordati sempre di alternarlo, così diciamo, non ci sono, le persone possono anche vedere che tu hai un porti contenuti molto ampi, ecco. Le portate in passato per caso. Vabbè, comunque Aiden, hai un canale anche tu, approfittiamo così senza mettere il link, scrivi il nome del canale tuo, così magari
chi guarda sto video, chi sta guardando questo video in diretta oppure chi lo guarderà in replica qui su Twitch o sul canale YouTube, magari curioso ti viene a trovare, ti lascia pure un follow volendo. Ovviamente. Lascialo il dillo come si chiama il tuo canale, poi eventualmente, almeno quando quella volta che fai lo stream, insomma, ti veniamo a vedere. Quindi per voi che state guardando questo video in diretta e replica, ovviamente vi consiglio di visitare il canale di Arvin underscore 80, del canale di Fernbus 08, naturalmente il canale dell'amico Aden underscore 801 Aden, mi raccomando, e ovviamente seguite e sostenete i canali dei vostri amici e anche dei beniamini streamer, sosteneteli, soprattutto quelli un po' più piccolini. E voilà, ancora una Pesaro a 1100 km, dai, qua i chilometri con questa, il Turbostar di Rough Garage qua, e è la seconda edizione, diciamo così, è il secondo format o seconda serie di dirette che porto al Turbostar. L'anno scorso ho fatto il giro delle capitali europee e quest'anno invece io sto facendo fare il giro un po' più a largo. Oh, ora Aiden, allora in bocca al lupo. Sta per prendere la patente B o è qualche patente speciale? Guarda che la teoria ti serve, fidati che ti serve. È importante conoscere la teoria. Almeno sai un segnale stradale cosa significa. Ah, la B, ok. Ah, quindi sei un giovane, il mio consiglio è studiare per bene. E poi ti ritornerà sempre utile la conoscenza del codice della strada, soprattutto per evitare, diciamo così, di fare qualcosa che è contro il codice della strada. Io l'ho presa alla tua età, la patente, e io c'ho qualche anno in più a te, ma un bel po' di anni, oddio, un bel po' no, diciamo che ho visto passare il doppio di due decenni, ma anche se molti dicono che sembro molto meno, mi danno qualche decennio in meno, forse per il modo di pormi, e quindi insomma. Vai tranquillo, Fernbus, non ti preoccupare, tanto questa è una cosa, io non sono uno di quelli lì che vuole che state in chat, fatevi le cose vostre poi ogni tanto, entrate tranquillamente, quando potete. E io poi ho conseguito anche la patente C quando ero militare di leva, ovvero il modello 3 convertito in patente C.
Ok, arrivo. Aden-801 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Quella, grazie. Doppie grazie allora. Spero di farti compagnia, dai. Almeno così. Insomma, come altri amici streamer fanno con me, anche io così faccio a volte mentre sto facendo altre cose. Lascio le live in sottofondo che mi fanno compagnia. E allora, caro Aiden, grazie ancora innanzitutto per essere passato a salutare e poi grazie per la fiducia che stai dando a questo umile canale. E buono studio, e così nel frattempo faccio un po' di compagnia a tutti quanti. Va bene, dai, non ci sono problemi. Anche perché effettivamente il rumore, il sound aggressivo di questo Turbo Star di Rough Garage si fa sentire. So I was talking with my previous friend about I made the pre-order of farming, and I have done it, and we were talking about ETS2, and I said that ETS2 is a very good game, and I usually play two American Truck, and American Truck is very full of details, natural details, and Euro Truck Simulator 2. There are a lot of update that they are making this game a great game, so a good game, and there are a few months that a few years that the developers are making a great job updating the games, the both the games, and I bought the latest DLC of Volvo Machinery, and I will try and test them on Wednesday. Sorry, on Friday. Alors, j'ai discuté tout à l'heure à propos de farming, le pré-ordre du jeu, et j'avais dit que, premièrement, j'étais indécis si la priorité faire le pré-ordre ou pas. Et puis, j'ai décidé de le pré-ordiner, et donc, j'ai acheté le jeu. J'avais dit aussi que sur Steam ils l'ont relancé un DLC, si je ne me rappelle pas, si de classe. C'est un tracteur, je suppose que ça doit être un tracteur grand. Puis on a parlé de Truck Simulator 2 à propos du prix, la différence entre Truck et Farming. Et Ils ont deux différentes façons de jouer ou de jouer. Et puis, je pense que la personne doit être très réactif, donc on doit avoir un esprit d'organisation
très bon pour jouer parce que certains jeux comme par exemple Ranch Simulator, parfois j'ai entendu dire qu'ils sont monotones, donc après une ou deux fois qu'on a joué avec ces jeux là ils font perdre l'attention, donc on n'arrive plus à l'aimer comme premièrement. Mais je dis que c'est une question d'organisation, donc ça va, je pense que tous les jeux sont bons, mais ça dépend aussi du joueur. Et voilà, merci beaucoup. Ravemet, continue. E Fernobus, Fernobus, quando vieni l'autobus, mitico Fernobus 08. Oh, perfetto. E qua come al nostro solito, non so perché ogni volta che giochiamo di Euro Truck il martedì, poi ci facciamo sempre un bel tratto di strada con il paesaggio notturno, insomma una trasferta notturna. E quasi quasi accendo pure le lampe già. No, lasciamo stare. Chissà, trasporti speciale, beh sì. Io trasporto degli ulivi o live trees, ovviamente sono partito da Patch e sto andando in direzione Palermo e ho utilizzato un software per creare dei carichi personalizzati che si chiama Virtual Speditor. So in this moment I am doing a trip from Patch to Palermo in Sicily, South Italy, and I used a program called Virtual Speditor to make a custom trip. ETS2 on Thursday on the Turbo Star. Very often I drive during the night time, and I know that I don't know if this is a combination or not, but I am very very I am very, 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 very proud to use this wonderful mod. Forse o a Basalacata, le marche pare che ce l'abbiamo superata. Vediamo un po', prossima uscita qual è? Ho quasi consumato mezzo serbatoio di gasolio e abbiamo percorso 32.000 km Bari-Napoli, quindi siamo in Campania mi sa. Oh, dimmi che non c'è un'interruzione. Bari, mi sa che qua devo scendere a Bari, però non vorrei sbagliare.
tenersi a destra. E infatti, uscita a Bari. Bari da. E dove stiamo qua? Bari da. Siamo quasi a metà strada, mi sa, eh? Forse un po' più di metà strada. So I think that we are at half past, halfway. Ciao, Stranrick, benvenuto in live. Benvenuto nella nostra Lives qua. In questo momento con noi ci dovrebbe essere il mitico Fernbus e non so che altro c'è comunque. Certo, dimmi tutto. Se diciamo non è una domanda molto personale, dimmi se posso darti una mano e come posso aiutarti. Ti prego gentilmente, come lo dico a tutti quanti, di utilizzare una terminologia consona. È una live, quindi ha un pubblico anche di persone giovani. Allora, rimorchi e non riesci a metterla. Allora, tu non devi scombattare la mod, ma devi prendere il... Ah no, scusa, ma allora, qua stiamo su Eurotruck. Allora, il file SCS lo devi inserire nella cartella delle mod, che solitamente si trova in documenti. Eurotruck Simulator 2, e poi trovi la cartella mod e la inserisci lì. Poi, per attivarlo ovviamente, quando fai l'accesso al gioco, quando stai per entrare nel profilo, in basso ci sono tutta una serie di menu con dei pallini. C'è un menu proprio che sta scritto mod. Devi cliccare lì sopra, si apre la schermata, poi clicchi sulla mod e vedi che ci sono delle frecce lateralmente. Devi andare in una colonna che si trova alla tua destra. Una volta fatto questo, spostata lì, poi devi fare conferma e poi uscendo ovviamente la mod te la carica. Poi ti dice il gioco, ti dice anche se la mod non è compatibile. Quindi se vedi che ad esempio ti dice che non è compatibile perché magari è una versione meno recente, allora dovresti cercare la mod più recente facendo lo stesso procedimento. Quindi prendi il file SCS, lo metti lì, poi entra nel gioco, guarda, seleziona il profilo, poi in basso là c'è la scritta mod, apri il menu e devi ricordarti di inserirlo nella stringa che ti trovi alla tua destra della schermata. Una volta fatto questo, poi sotto fai conferma e poi lo carichi normalmente. Se poi hai difficoltà, magari puoi sempre ritornare in questo punto del video, oppure magari mi contatti con un messaggio privato, così io vedo se posso darti, come posso darti una mano, ecco. Il procedimento è lo stesso. Devi guardare nel menu, vedi cosa ti dice, se eventualmente questa skin è una versione non compatibile con la versione attuale del gioco. Solitamente te lo dice, ti esce un pallino rosso vicino alla mod quando tu la selezioni. Se il pallino esce verde, allora vuol dire che la mod è compatibile.
Se invece vedi che ti esce un pallino rosso, allora vuol dire che la mod non è aggiornata e quindi dovresti cercare una versione più aggiornata della mod. Almeno così ho fatto con questa mod di Rough Garage e infatti così è stato. Ah, e allora quando è così, mai provato a... Vedi che forse io una volta ho provato pure a fare la skin con un programmino di SCS. Devi non so se l'hai fatto tu o te l'ha fatto qualcun altro. Io ricordo che all'inizio non capivo il problema quale fosse. Quando va a convertire a fare la mod, deve selezionare Paint Job. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Perché se non utilizza quello, magari sta sotto un altro nome di una mod e quindi non lo riesce a visualizzare. Ecco, devi provare così. Se una livrea che ti hanno fatto, diciamo, tipo per una VTC, diciamo per una cosa tua. Perché se è così, se il pallino è verde è compatibile, se il pallino non è verde vuol dire che c'è, è aggiornata, se il pallino non è verde diciamo compatibile aggiornato, diciamo così. Quindi questo è se dovresti controllare la voce del, lui te lo dice il menu. Ah, ok, dovresti verificare eventualmente se c'è, hanno rilasciato una versione aggiornata di questa skin qua. Se l'hanno rilasciata, riscarica, altrimenti può darsi pure che il file sia corrotto, nel senso che non l'ha scaricato per bene. Allora io ti consiglio magari di provare a utilizzare un altro browser, perché io con le Pro Mods ho riscontrato un problema simile con un browser, e cambiando il browser poi non mi ha dato problemi. Quindi prova a riscaricarlo prima da questo stesso browser, elimina la mod vecchia e inserisci questa. Se vedi eventualmente che poi facendo questo passaggio non va, allora cambia browser e dovrebbe funzionare. E almeno così ho risolto. Spero che almeno ti sono stato d'aiuto, insomma, e che le mod pure io le sto utilizzando, però ne utilizzo poche, quindi giusto quelle che mi servono. Per cui prova a fare questi due passaggi, fammi sapere che se eventualmente poi hai risolto, insomma, mi fai sapere. E questo è. Strenrai si è appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Oui, grazie Strenrai. Grazie mille ancora. Se hai bisogno di qualche altra cosa e vedi che ci sono le repliche, mi puoi anche lasciare un messaggio nel live, altrimenti mi puoi mandare pure un messaggio privato. Io se posso darti una mano tranquillamente, senza problemi. Fammi sapere se riesci a risolvere. L'ho detto, prova con il primo passaggio, altrimenti col secondo dovrebbe andare. Grazie ancora. Oh, via. Allora, vediamo un po'. Qua non si vede il Capitan Price, come si chiama? Price. So if you are in trouble with a mod and you cannot find them in the main menu of Euro Truck Simulator 2, the first thing you have to do is
try to delete and download the mod. Then you have to try and to see if the mod is compatible with the game. You will find a green cow near the mod. If the small ball is green, it means that the mod is compatible and the mod is updated. If you will see a red small ball, it means that the mod is incompatible and is not updated. So you have to download the mod, update it, and if you see that the mod is corrupted, you have to change the internet browser and you have to re-download again and should work. I have had the same problem in the past and I have find a solution with the second one. Et alors, j'ai parlé à propos avec l'ami Stern du problème avec une mod, une skin. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas, il ne réussit pas à faire fonctionner, à faire marcher la mod. C'est une skin et je l'ai conseillé de télécharger la mod en effaçant la mod qui était dans Euro Truck Simulator 2 et puis de la installer. Vous pouvez savoir si la mod elle est compatible, donc elle a été mise à jour parmi une petite boule vert ou rouge à second de la situation. Donc si la demi-sphère dans la mode elle est vert, ça veut dire qu'elle a été mise à jour. Si vous voyez que le jeu ne la voit pas, alors vous devez effacer la mod dans le jeu et puis la télécharger avec un autre browser internet. J'ai trouvé cette solution là quand j'ai téléchargé depuis longtemps la promo. J'avais noté des problèmes similaires, donc j'ai trouvé la solution en changeant le browser. Et voilà. Merci. Ah, bello quest'audien. E comunque devo dire che aveva ragione il mitico Jason Farm. A proposito dei driver delle schede video. Ok, in effetti lui mi consigliava di scaricarle direttamente dal sito internet del fornitore. Ed effettivamente, riformattando, ho notato che non ci sono problemi. Diciamo che ho dovuto formattare il computer perché avevo problemi con i driver della scheda video. Ed io avendone due sul sistema, una sola ovviamente è utilizzata come scheda video per visualizzare le immagini,
mentre l'altra mi serve per elaborare la physics. E quindi non so perché, ma mi funzionava solo l'altra. Dopo diversi tentativi ho ripristinato, però dato che il problema ha continuato a esserci a non cessare, allora ho dovuto formattare, ho preferito formattare il disco per fare un'installazione pulita. Ovviamente vi consiglio un software che si chiama DDU, Delta Delta Uniform, che sarebbe Display Uninstall. Praticamente prima di installare i driver di una scheda video, anche se utilizzano due schede video, utilizzano, sono dello stesso brand, vi consiglio di utilizzare questo programma avviando il PC in modalità provvisoria, e praticamente vi disinstallerà i driver, quelli che vi preinstalla Windows quando installate il sistema operativo. Una volta fatto questo, farete un'installazione dei driver video pulita, e quindi ve lo consiglio questo passaggio, per cui quando reinstallate Windows o formattate, vi consiglio di, appunto, di utilizzare questo programmino che si chiama DDU, delta.delta.u. So if you have a problem with the video card driver, and you format your PC, I will suggest you a program that it will let you install all the driver of your video card. It will do a very clean installation. This small program is called DDU, Delta Delta Uniform. You have to, when you want to use this program, you have to reboot your system in the prompt, and you will use this this program, and you will patch and fix every kind of problem with your video card driver and so on. Et alors je parlais à propos d'installation et formatation du disque dur de l'ordinateur. Je vous conseille, quand vous allez formater votre ordinateur, votre disque dur, je vous conseille avant d'installer les pilotes de vos quatre cartes vidéo, d'utiliser un programme qui s'appelle DDU, Delta Delta Uniform, et qu'il marche quand vous allumez votre, quand vous faites partir votre ordinateur à modalité provisoire. Vous pouvez utiliser ce programme-là avant d'installer votre pilote vidéo. Donc après, vous allez bien faire une installation très propre, parfaite, sans de problème. Et voilà. Et alors quoi? Ah, ci siamo quasi. Siamo arrivati a Villa San Giovanni. Luca Parocero. Thank you.
forte doccia. Giorgio di San Giorgio. Villa San Giovanni. Prepararsi a voltare a destra. Ok, tra poco giriamo a destra. Voltare a destra e poi continuare dritto. Ok. Vabbè, giustamente l'uscita qui è chiusa. Altri 300 km su strada, credo, Voltare a sinistra. Beh, tutto sommato, però. Prepararsi a voltare a destra. Non è stato molto voltare differente rispetto all'itinerario fatto venerdì sera con lo Scania di potenza inferiore, però abbiamo guidato e portato altro. Traghetti per Messina. Di qua. Eh sì. Stop. Stop right now. Thank you very much. I need somebody with a human touch. Le Spice Girls. Okay. Cerchiamo un nuovo percorso. Perfetto. Allora, vediamo un attimo il percorso. Ah, 268 km. Vabbè, diciamo che dai. Va bene. Credevo che ci avrei dovuto. Credevo di dover percorrere molti più chilometri, invece 268 chilometri. Sono fattibili. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Ok, sinistra, sinistra. Siamo a Messina. Voltare a sinistra. We arrive to Messina. Insomma, arrivé a Messina. Poi io siamo arrivati a Messina e mo stiamo a Palermo. A Palermo. Un saluto agli amici e alle amiche e alle amiche siciliane e siciliani. Se guardate questo canale, un saluto a tutti voi. Bella per assolutamente costare. Senti come ho preso in marcia il piede. Senti come è bello. Tenersi a destra. Muscoloso sto mezzo. E a destra. Destra, destra. Ok. Voltare a destra. Destra, destra. Prima che scatti il bus, lo sapevo. Sapevo. Ma lo sapevo. Andare dritto. Vabbè, comunque. Alla fine mi sa che ho pagato le stesse sanzioni che ho pagato all'andata. Lui sta nervoso. Meglio non disturbarlo. Scoprite l'ospite anonimo. L'ospite misterioso.
sembri vinto. Io qua mi serve di mettere a testa però, no, guarda, guarda là, va. Beh, qua devo andare sempre dritto, però dovrei mettermi sulla destra, anche perché qua non devo girare. Andare dritto. I have to stay on the right of the street, but in this moment I am running on the left. Ah, okay. One way only. No right. Era una bella sprite. Patch Palermo, quindi noi dobbiamo girare a destra. Catania si trova più giù, quindi noi. Eh sì. Ah, questo è il famoso bivio, sì. Ho capito qual è. Il Palermo Catania. O Catania Palermo. Sto ricalcolando il percorso. No, tranquilla, la strada è corretta. I miei apparati. Il flusso canalizzatore sta flussando. Meno male. Sto ricordando di quando sono passato venerdì con lo Scania qui sotto. Effettivamente venerdì a martedì è cambiato poco. Diciamo che con l'unica differenza è che c'è un po' più di traffico in questo momento. No, in realtà venerdì, come d'abitudine, io porto Euro Truck Simulator 2, ma sul multiplayer di Truck SMP. E invece martedì in single player il mitico Turbo Star del mitico Ralph Garage. Un nome e una garanzia. Guarda questo. Serbatoio. Abbiamo consumato appena. Abbiamo quasi consumato un quarto di litro, vabbè. Direi che doppia tenersi a destra e poi uscire a destra. Hai di uscire a destra qua. Oppala, sono uscito un po' troppo liscio, meno male che non c'era nessuno. Qui, un'altra, bella. Ok, qui, finì in tempo. Prepararsi a voltare a sinistra. Ok, voltiamo a sinistra. Voltare a sinistra. Oh, via.
essere quasi arrivato. Preparati a voltare okay. A destra. E va a buon punto, dai, 2000 km. Però voltare a destra. Sono stati molto piacevoli 2000 km. E ho avuto anche l'onore e il piacere di aver avuto un bel po', una bella compagnia oggi insieme a tutti quanti voi. Mi auguro per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch o su YouTube. Prepararsi a voltare a destra. Mi auguro che io vi abbia fatto una buona compagnia e voltare a destra. E fatemelo sapere, insomma, per voi che invece siete entrati in questo canale con la curiosità, insomma, mi auguro che il soft gaming vi stia piacendo e se vi va, ecco, se vi piace vi invito a seguire il canale, così insomma da far sì che voi possiate anche interagire con me. E ovviamente ringrazio tutti coloro che si sono iscritti durante questa live. Ringrazio come sempre il mitico Fernbus08 che gli abbiamo dato il grado di generale qua, il moderatore. E ovviamente ringrazio voi che in questo momento mi state guardando in replica su Twitch e magari avete fatto il pensierino di iscrivervi al canale o semplicemente di seguire questa diretta. Grazie mille. And so I want to say thank you so much to you that you are watching this live streaming. Thank you so much if you are watching this video on rerun here on Twitch. And thank you so much if you are watching this video on my YouTube channel. I hope that you have been in very good company if you are watching this video in rerun here on Twitch and as well on YouTube, obviously. And I felt in great company with you during this live streaming. I hope that you are enjoying this new way to stream, and I hope that you are loving the soft gaming. This is the soft gaming. I hope you are feeling relaxed. I hope that I will let you feel better if you are watching this video and trying to fall asleep. Sorry, to fall asleep. I hope that you are loving, and if you are loving this soft gaming, please follow the channel. And if you are watching this video for curiosity, or if you are entered in this channel as well by curiosity, please follow the channel if you are loving the soft gaming. Thank you so much, thank you so much. Scusate, ma qua c'è il Turbo Star che è un po' peperino qua, è un po' come dire, eccolo qua, due piante di olive. Adesso ci mettiamo a destra, così proseguiamo dritto. E allora, j'espère que vous êtes en train de bien aimer le soft gaming. Je vous dire merci à vous que vous êtes en train de regarder cette direct. Merci beaucoup à vous que vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique ici sur Twitch ou sur mon canal YouTube. J'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie
mais j'espère que la façon de porter le jeu, que je suis en train de le faire comme ça, j'espère que vous allez bien l'aimer. Et si vous êtes en train de l'aimer ou l'agréer, je vous invite à suivre le canal en laissant un follow, ou si vous êtes en train, et aussi à vous que vous êtes entré avec de la curiosité dans ce canal, où vous êtes en train de regarder la vidéo par curiosité aussi, je vous invite à laisser un follow si vous êtes si vous aimez ce genre de format. Merci beaucoup. Questo è il bivio, è che di là, sì sì. Ho capito dove stiamo qua. Stiamo giù al TAC. E non al TAC, stiamo, sì, alla parte. Stiamo in quest'area qua, nella Sicilia. Cioè, per voi che la guardate a specchio, stiamo qua. Diciamo nella zona quasi punta, se non mi sbaglio. No, giù, scusa. Perché là è Palermo. Là è Palermo. Giusto. Ah. Beh sì. Questa è la rotonda di Palermo, in mezzo, dove sta? Ah, ma siamo quasi arrivati a Palermo, però... Hai capito? Cipito cargo class qua. Quindi a destra. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Perfetto, prima uscita a destra. Uscire adesso. Ecco qua, siamo arrivati a Palermo. Andare dritto. Yatra dritto, siamo arrivati a Palermo, voglio. Zo, la mostra, bestie. Sempre con il Turbo Star, che è sempre con te, Turbo Star. Oh, la Lamborghini della polizia. Staranno trasportando gli organi
in qualche ospedale. Infatti la polizia stradale utilizza le Lamborghini per fare le staffette, tenersi a sinistra e andare a sinistra, per consegnare con urgenza e in urgenza. Voltare a sinistra. Gli organi che potranno poi salvare un'altra vita. Gli organi donati da un'altra persona che ha espresso il desiderio di poter dare una seconda chance e o di allungare alla rotatoria, prendere la seconda la vita di un'altra persona. Sto arrivato troppo lungo, eh? Sì. Vai. Visto perché si ferma qua? Uscire adesso. Meno male. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. E allora, siamo arrivati a destinazione, finalmente. È stato 2000, un viaggio. 2000 chilometri, devo dire la verità, devo essere sincero. Non me la sarei mai aspettato, ma il Turbo Star ancora una volta mi ha sorpreso. Infatti, a parte qualche multa, quelle purtroppo non mancano, mannaggia la miseria, comunque il viaggio è andato bene, tutto sommato, a parte due sanzioni qua che dobbiamo evitare assolutamente, anche perché nella vita reale superare il limite di velocità di 12 km orari la patente ve la sognate, quindi occhi aperti sempre a quando si guida e ovviamente rispetto del codice della strada. Allora, andiamo un po'. Perfetto. E allora, la nostra live di quest'oggi termina qui. L'appuntamento è per martedì prossimo, sempre alla solita ora, con il Turbo Star di Rough Garage. Quindi, se siete poi interessati ad acquistare il gioco a prezzi scontati, questo gioco o altri giochi multipiattaforma, e volete scaricare la mod di Rough Garage, nella descrizione del video qui su Twitch e su YouTube vi lascio i link. Ovviamente ci sono anche i link per seguire i miei canali social YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Poi ovviamente questo video sarà disponibile su YouTube giovedì. Per voi che state guardando questo video in replica, non lasciate, non abbandonate la diretta, a seguire poi continua la programmazione settimanale del canale. Quindi ancora grazie a tutti, grazie a voi che mi avete fatto compagnia in live, ma soprattutto grazie a voi che state guardando in replica questo video su Twitch e su YouTube. Detto questo, passiamo adesso a congedarci e quindi a fare il nostro giro di chiacchierata con gli amici inglesi, o non ci provo, inglesi, francesi e poi con la lingua napoletana, e chiudiamo poi questa live. Quindi voi che state guardando in replica, restate ancora sintonizzati. So I want to say thank you so much for the company. I hope you have enjoyed this live streaming. Thank you so much if you are watching this video. Are we run here on Twitch or on YouTube? You will find this video on YouTube on Friday. Sorry, on Wednesday. If you are interested to buy this game or other games multi-platform with low prices, you will find the link in the description of the video here on Twitch, and
on YouTube too, and you will find other links that are the website of Rough Garage, where you can download all the mods that you love. You will find as well a Rough Garage Facebook page, and you will find four links that are my social media channel: YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. If you are watching this video or rerun, please don't leave this program, this video. You will watch after the continuation of the programmation of the channel. Thank you so much, and now I will talk to my French friends. I will speak in Neapolitan, and then I will say you cheers on a good way in Neapolitan. Thank you so much. Thank you so much. Alors, je veux cueillir l'occasion de vous dire merci pour la compagnie que vous m'avez fait pendant ce direct. J'espère que vous allez bien agréer cette vidéo si vous êtes en train de le regarder sur YouTube le jeudi, ou si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch. Si vous êtes intéressé à acheter Eurotruck Simulator 2 ou autre jeu pré-réduit jusqu'à moins 70% et les jeux multiplateformes, vous allez trouver dans la description de vidéo, soit sur Twitch que sur YouTube, les liens. Puis vous allez trouver autres 6 liens, que sont le lien pour télécharger les mods de Rough Garage, le lien pour la page Facebook de Rough Garage, et puis 4 liens que sont mes canaux social media, YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo réplique, ne quittez pas le canal à suivre. Ça va continuer la programmation du canal. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais parler en français, puis en napolitain. Puis je vais dire, je vais vous souhaiter de la bonne chance dans la langue napolitaine. Merci encore. Restez synchronisés. Et à le royaume. Grazie per la compagnia che mi ha fatto durante questa diretta. Spero che vi siate rilassati. E per voi che mi state guardando in replica, spero che che vi abbia fatto una buona compagnia. Voi a me me l'ha fatto, voi che mi ha fatto compagnia durante la diretta. L'appuntamento è per martedì prossimo, sempre a solita ora. E se siete interessati a catasto yoke o a yoke multipiattaforma, scontate fino al 70%. Dalla descrizione dei video, sia in coppa che a Twitch che in coppa YouTube, trovate certi link su. Un link per accattare yoke multipiattaforma, scontate fino al 70%. Poi, un link per sito internet in Rough Garage. Allora praticamente potete scaricare in mod, ci stanno pure i mod a pagamento, insomma, trovate tutte cose là. La pagina Facebook e Rough Garage, ovviamente. E poi, quattro link che sono i canali social miei, YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. Poi, per voi che state guardando questo video, il replica che ho per Twitch, non lasciate ancora il canale, perché poi continua la programmazione sul canale. Questo video ovviamente voi potete guardare anche qua YouTube, voi potete guardare giorni a mezzogiorno. E allora io come sempre vi ringrazio all'amico Fernbus per la moderazione, grazie mille Fernbus. Poi ringrazio Strenric, ringrazio l'amico, vediamo un po',
Aden881, ringrazio tutti quanti voi che vi siete fermati a passare nel canale e a tenermi compagnia. E allora, why you? Grazie a tutti quanti. Thank you so much. Merci beaucoup à tous. Grazie mille a tutti e stato buono.